Servuto, arriva la seconda sconfitta stagionale su un campo molto difficile contro un Vado altrettanto difficile. Sì, non abbiamo fatto un approccio dei migliori, quindi quando è così sembrava che il Vado oggi, soprattutto nella prima parte della partita, all'inizio era più cattivo, più motivato, più aggressivo, mi sembrava che avesse più fame, e infatti è andato a riposo sul 2-0. Secondo tempo ha cominciato bene l'Imperia con quella gran rete di Costantini, ci credeva nel pareggio. Ma sì, è entrata, ha fatto capire proprio nel secondo tempo che quello non era lo spirito. Naturalmente la responsabilità è sempre del sottoscritto, perché se hai un approccio così mollo vuol dire che non hai capito che tipo di campionato stiamo andando a fare. Si vede che ci siamo rilassati sui 18 risultati utili. Siamo orientati con un altro piglio e l'abbiamo rimessa subito col gol di Costantini, con un gol di Costantini. Poi diciamo che è stata una partita difficile e è finita male perché l'espulsione di Costantini costa. Quindi prendiamo questa sconfitta e andiamo avanti. Il campionato non finisce oggi. A Vado si può perdere, però non si può avere un approccio come il primo tempo. Prossima settimana contro la Benga, mister, che partita si aspetta? Ma ci va una gara di riscatto, bisogna riscattare questa sconfitta e andare avanti. Grazie, mister. Prego.